Non è che non siamo preoccupati, lo siamo e molto. I lavoratori sono molto più di noi, chiaramente per quello che si può immaginare, e per questo abbiamo congiuntamente, insomma, unitariamente a tutte, non solo CGIL, CISL, UIL, ma anche alle altre sigle sindacali, formalizzato questo stato d'agitazione, quindi lo richiamiamo procedure di raffreddamento. Il 2 febbraio alle 16 avremo un'assemblea, faremo un'assemblea con tutti i lavoratori e vediamo come procedere su questo, perché è evidente che non aiuta, io penso anche l'amministrazione comunale in questa situazione così, diciamo, di mancanza anche di regole certe rispetto, no, alle partecipate che sono state annunciate, perché poi quindi diciamo che c'è una situazione molto complicata, Che cosa ma dite va dei gestita. lavoratori? Anche poi, ripeto, alla luce dell'episodio di questa mattina, questa aggressione che dimostra che insomma il clima Sì, diciamo che un po' la decisione è è allarmante. stata presa su questo, perché è un campanello d'allarme, come si dice, quindi dobbiamo mantenerci come si dice, nelle vie sulla strada che è quella che dicevamo prima, insomma, no? Della correttezza. Poi non significa un confronto magari anche duro con l'amministrazione, non significa questo, evitare questo, oppure non chiedere, oppure cosa diversa è, insomma, se si alimenta questo, oppure se in qualche modo si giustifica che un atteggiamento del genere possa essere così anche fatto Giustificato. passare o giustificato perché c'è la rabbia, non va bene. Quindi in questa assemblea dovremmo anche decidere il percorso che dovremmo tenere da qui in avanti, nel senso che è vero che c'è stata questa riforma sulle partecipate, è vero che c'è stata tante cose, però poi noi il documento l'abbiamo presentato ufficialmente e ufficialmente speriamo di avere risposte. Quindi che ci venga convocato il tavolo e che iniziamo la discussione vera, entrando nel merito delle cose che noi abbiamo scritto e delle proposte che farà l'amministrazione per vedere. Se questo non avverrà, chiaramente saremo pronti a fare le azioni che riterremo opportuno Quando fare. finirà la pazienza dei sindacati? Ancora qualche giorno, qualche settimana? Credo che se non pagano gli stipendi molto presto, prestissimo, se non pagano, se non danno risposte concrete sugli stipendi, credo che molto presto finirà la pazienza, perché già è finita, non è che deve finire, soprattutto ai lavoratori. Per l'altro vediamo se fare un sollecito all'amministrazione, se dargli un tempo entro il quale abbiamo una risposta e poi dopodiché faremo il sindacato.